Salvatore, parlaci un po' dei metalli pesanti e dei loro danni che provocano appunto nel nostro organismo, ma soprattutto nel nostro sangue. Dovremmo andare un po' all'origine per capire come nascono i metalli pesanti e fare un'analogia tra la realizzazione dell'individuo da, come dicono i massoni, da pietra grezza a pietra cubica, nel senso da materia grossolana, da materia grezza a materia spirituale. Ciò che avviene in noi avviene anche nei metalli. Io vorrei fare questa analogia, credo che sia la prima volta che la faccio. In questo istante, già in una mentolistica, sono venute le informazioni per le analogie. Io, da povero ignorante, purtroppo dico questo. Sarà vero o non sarà vero, questo lo dovete dire voi a Salvatore, non a me, vi prego. Turiddu se ne fa fra poco a leggere Tex Willer. Cioè, miliardi di anni fa, quando la Terra si è solidificata da quei vapori che c'erano nel cosmo, tra quelle attrazioni gravitazionali, tra quelle pressioni, ogni atomo si è rafforzato e si è indurito, formando minerali, formando rocce, formando tutto quello che conosciamo attraverso le nostre scoperte, la nostra, chiamiamolo così, gli studi di alcune persone che ci hanno fatto conoscere addirittura, diciamo così, la scala di Mendeleev, e ci hanno fatto conoscere le forme, per esempio un atomo di idrogeno è semplice, ma due atomi di idrogeno si chiamano deuterio, quindi due atomi deuterio, tre atomi trizio. Ne ho parlato di questo, che è consimilare all'acqua pesante che usava Hitler per la fusione, per la scissione atomica. Quattro atomi diventano elio e così via. Man mano questi gas si uniscono, si comprimono, si solidificano, così avviene alle particelle materiali più pesante. Si uniscono, si solidificano e si aggregano. Cioè, l'unione di certe forze di un certo gruppo attira altre particelle dello stesso gruppo e quindi quel metalloide, quel metallo, quelle cose diventano così pesanti che arriviamo all'uranio. Che cos'è l'uranio in realtà? È la fase evolutiva della materia terrestre che arriva alla radiazione. Irradia, e che questo tipo di irradiazione purtroppo è pericolosa per gli umani, perché non hanno una frequenza, un campo strutturatore di forma da poter contenere e frenare attraverso questo campo strutturatore le particelle d'uranio, cioè i raggi alfa, beta, gamma, che emana questo tipo di minerale radioattivo. Poi può avvenire la scissione, il materiale non è più uranio, diventa altre cose in due fasi, in tre fasi di scissione, diventano metalloidi, metalli meno radioattivi, meno stabile, diciamo, metalli stabili. Questo tipo e questo processo di evoluzione della materia porta a far sì che nella mia mente è nata, diciamo così, la simbiosi di un processo particolarmente di evoluzione. Si evolve la materia e ci evolviamo noi. Per noi si chiama catarsi evolutiva. Si chiama connessione dei corpi sottili, si chiama tante altre cose. Per la materia noi abbiamo il cobalto, il radium, anche il coso è radioattivo, il piombo. Il piombo fa male. Il piombo è
un protone e un elettrone in più dell'oro. Quindi se noi lo togliamo diventa un materiale stabile che è l'oro e non fa male all'umanità, all'uomo in poche parole. Perché fanno male? Non è che sono delle cose che fanno male, è il non plus ultra dell'evoluzione e della, diciamo così, dell'esperienza avuta dalla materia attraverso compressioni, attraverso pressioni, attraverso miliardi di anni. È una conoscenza immensa che hanno. Là dentro c'è Dio, in tutti gli atomi come in noi. C'è Dio pure in noi. La nostra evoluzione è quella della catarsi. Arriviamo noi ad avere la supermente, a fare delle cose grandissime come lo può fare la scissione dell'atomo, la radioattività. Cioè, in poche parole, si suol dire questo, che se noi nella materia grezza che abbiamo e non siamo evolute, non siamo pulite dentro, ci avviciniamo a una radiazione chimica, noi moriamo. La pelle cade a pezzi, perché è così forte la frequenza, la vibrazione di quella materia che il nostro corpo non può contenere, non può sopportare. Ma se noi fossimo pulite e avessimo realmente un campo strutturatore di forma, una protezione nel nostro sistema olistico totale del nostro corpo, noi non avremmo nessun problema, supereremmo qualsiasi cosa. E così quando tu ti avvicini verso l'alto, nell'evoluzione alta, tu non puoi entrare con un corpo sporco e con un sistema psichico mal ridotto. Ti distruggerebbero le frequenze e le vibrazioni che sono là sopra. Cioè, perché il nostro corpo e la nostra psiche non la accetterebbero, non le potrebbero sopportare. Quindi per raggiungere certi livelli bisogna crescere, evolversi totalmente. Tu mi hai fatto la domanda dei metalli pesanti nel nostro corpo. Ci sono metalli e metalloide. C'è la scienza chimica, la scienza materialistica, cioè le multinazionali hanno creato medicine per combattere le malattie, per combattere cioè certe cellule cancerogene o radicali liberi che in realtà cominciano ad essere radioattive. Per esempio una cellula vivente nostra si trasforma ogni 6 mesi, una cellula cancerogena è immortale, si riproduce, non si distrugge. Come per esempio quando dicevo io che i neuroni umani si rigeneravano, mi hanno preso per pazzo. Oggi, dopo 45 anni, hanno detto no, i neuroni non si riproducono, ma ne abbiamo di riserva. Che è una squadra di calcio che ha 22 giocatori, 11 sono in campo e quando uno si fa male c'è la riserva. Cioè le stronzate le devono dire agli stronzi. Gli stronzi prendono tutte le stronzate che loro dicono. Non lo dicono a me che sono ignorante. Lo devono dire a quelli che sono istruiti, luminari della scienza, che assimilano tutte le stronzate che gli propinano loro. E infatti i luminari della medicina, i luminari del cavolo, non riescono a guarire e a curare le persone che quello che legge solo Dex Wheeler sa fare. Al posto loro ci sono io, come mai? E questa è una cosa deleteria, è una cosa schifosa, per questo mi hanno massacrato, per questo da quando sono nato tentano di uccidermi e di massacrarmi. C'è quando ci riescono e quando non ci riescono, e quando ci riescono ritorno, e allora loro imbestialiscono. E allora cosa succede? Io ho curato una signora, si chiama questa Civello, Nina Civello, ha fatto pure il video, ma non è cosa di vederlo tanto perché quando ho fatto il video la persona era diventata molto anziana. Era un'infermiera dell'ospedale di Marsala, che prima gli hanno tolto un seno per cancro al seno, poi gli volevano togliere l'altro con lo stesso problema perché si era sparso, si era, diciamo così, evoluto quella cosa. Beh, a questo punto cosa succede? Che in realtà dopo 60 giorni di digiuno totale, non era digiuno senza acqua,
era a digiuno con l'acqua, con coda cavallina e feno greco. Lei si faceva l'enteroclisma ogni giorno, il lavaggio vaginale, ha passato 60 giorni di digiuno e dopo 60 giorni che cosa succede? Che lei evacuava in un vasetto da bambine per sapere se buttava vermi o meno. Poi all'improvviso ha buttato un pezzo di ferro così. Me l'ha fatto vedere. Dice, che cos'è sto mosso? E questo è quel mosso di quando tu all'ospedale ti facevano la chemio, ti facevano il cortisone, ti davano tutti quei veleni per bloccare il processo tumorale che tu avevi, cancerogeno. Cioè tutti questi metalli non vengono espulsi dai reni, perché i nefroni non li filtrano, sono pesanti. Rimangono nel sangue, rimangono dentro. E poi sono uscite, si sono aggregate, sono diventate così pesanti che sono uscite con le feci. Quindi tutto il nostro corpo, oggi come oggi, è cosparso di metalli, metalloidi, radioattive, che non hanno niente a che fare con le cose naturali nostre per poter avere una vita sana, luminosa e gioiosa. Questo purtroppo è una cosa che la gente non può capire e non può sapere e continuano a prendere veleni, medicine o altre cose. Tutto lì.